Eccoci in diretta, come ormai di consuetudine, dalla pagina Italia Viva Milano. Con me c'è Roberto Cocianci. Ciao Roberto. E Ciao Gianluca. il nostro ospite, i nostri 15 minuti con, oggi c'è il consigliere regionale della Lombardia, un amico Niccolò Carretta. Grazie Niccolò di essere con noi. Ciao Nicolò. Ciao, ciao Gianluca, ciao Roberto, ciao a tutti. Allora, Niccolò, tu oltre ad essere un consigliere regionale, ovviamente, del gruppo, insomma, dei Lombardi Civici Europeisti, sei anche un consigliere, fammi dire, in questo momento particolare, che viene da Bergamo, viene da una città che purtroppo in questo periodo è un po' il focolaio tra i focolai. E noi non possiamo, secondo me, iniziare questa diretta. Non facendoci un po' raccontare da te qual è la situazione ad oggi, che forse c'è qualche spiraglio di luce, forse c'è qualche miglioramento, ma ce lo facciamo raccontare da te, magari anche qualche dato. E già vi dico, prima che Nicola inizi a parlare, che noi abbiamo la possibilità chiaramente di mettere in sovraimpressione, adesso ve la indichiamo, l'indirizzo email di Nicolò. Dai, ecco, la vedete adesso in sovraimpressione. Se volete fare qualsiasi domanda post diretta, invece in diretta chiaramente fate pure commenti alla diretta stessa, Nicolò è lieto di rispondervi a questo indirizzo mail, che è quello ufficiale della Regione Lombardia. Nicolò, se vuoi iniziare facendoci un po' un excursus dell'attuale situazione nell'intorno di Bergamo. Sì, ancora un grazie a voi per l'invito. La situazione di Bergamo è particolarmente delicata e lo è sin dalle primissime ore dell'esplosione di questa emergenza Covid in Regione Lombardia. Avrete letto ovviamente tutti in queste settimane che la zona della media Valle Seriana, quindi una zona che comprende comuni di Nembro, Alzano Lombardo e alcuni comuni limitrofi, sin dal 23 febbraio ha registrato un numero di casi Covid molto, molto elevato rispetto ovviamente alla popolazione. Magari avremo modo dopo di tornare anche sull'argomento area rossa sì, area rossa no, perché sicuramente è un tema di grande dibattito. Anche stasera ci sarà, mi dicono, una trasmissione di report, una puntata di report su Rai 3, proprio tutta incentrata sulla mancata zona rossa di Bergamo. Vi do qualche numero per far capire la portata del dramma che stiamo vivendo, che stanno vivendo tantissime famiglie bergamasche. In provincia di Bergamo abbiamo avuto all'incirca, anzi abbiamo avuto un numero totale di morti nel marzo 2020 20 di 5.400, tenendo presente che da stime, diciamo, che abbiamo fatto, si parla di 4.500 morti Covid. Come si è ricavata questa stima, che non è basata sui dati che vengono comunicati quotidianamente alla Regione Lombardia, è stata fatta sostanzialmente prendendo il totale dei decessi comunicati in anagrafe dei vari del marzo del 2020 e sottraendo il numero medio di morti che c'è stato negli scorsi anni, che salvo qualche piccola oscillazione era sempre molto, molto simile. Ad esempio, un numero che è abbastanza impressionante è quello che il comune di Nembro, quindi uno dei comuni più colpiti duramente da questa tragedia, si parla di un aumento del numero di deceduti del 1000% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La stessa città di Bergamo, dove io vivo, è passata da una media di 120 circa decessi in un mese, come era quella degli ultimi marzi, diciamo, a più di 550 decessi solo di residenti. Non stiamo parlando dei decessi che sono avvenuti sul nostro territorio, quindi comprendono anche Certo. quelli avvenuti nell'RSA o piuttosto che nel nostro ospedale Papa Giovanni. Questi numeri fanno rabbrividire la portata di una tragedia che non ha precedenti sul nostro territorio, che ha sconvolto tantissime delle nostre famiglie e tutta la nostra comunità. È dura resistere, non dobbiamo nascondere le difficoltà che abbiamo. Noi stiamo facendo tutto il possibile, ovviamente, da buoni bergamaschi per stringere i denti, rimboccarci poi le maniche per quello che sarà la ripresa che ci auguriamo possa essere
il prima possibile. Certe giornate non le dimenticheremo mai. Senza Ecco, dubbio. sì, scusa Nicolò, allora proprio su questo tema che tu hai introdotto con questi numeri terribili, in questi giorni c'è stato molto dibattito, molta polemica anche sul modello di organizzazione del sistema sanitario regionale, perché noi sappiamo che in base all'articolo 117 la competenza in materia di organizzazione del servizio sanitario spetta alla regione. Molti hanno fatto dei confronti tra quello che è successo nella regione Lombardia a guida leghista e quello che è successo in Veneto, un'altra regione a guida leghista, quindi senza che si voglia fare in questo momento una polemica di tipo partitico, però è incredibile come in Lombardia il numero di decessi sia 3 volte quello del Veneto, se guardiamo rispetto a coloro che sono stati infettati. Tu che vivi appunto in consiglio regionale e che hai avuto modo sicuramente di confrontarti anche con dei tuoi colleghi e forse anche con i membri della giunta, con Gallera, con Cattani, non so, ma ecco, ti sei fatto un'idea se c'è un problema, se è stato soltanto, come dire così, un fatto particolarmente a chi avverso, Diverso. cinico e baro, come si diceva una volta, oppure ci sono dei problemi strutturali nel sistema del servizio sanitario lombardo? Ma distinguerei un attimo i piani di riflessione, nel senso che Lombardia è un conto e quello che è successo a Bergamo forse è ancora un caso ancora più specifico. Su Bergamo, e chiudere poi rispondere alla tua domanda, Roberto, è evidente che la mancata chiusura in quei giorni drammatici tra fine febbraio e primi di marzo ha di fatto agevolato l'esplosione di un focolaio, che poi, come questo focolaio fosse collegato a quello di Codogno, sarà l'indagine epidemiologica che lo andrà a dimostrare. Sicuramente c'è un'analogia che balza all'occhio, che è quella della presenza di un ospedale, come c'era Codogno, c'era anche Cadata Lombardo, e quindi ritengo sia molto probabile che una gestione diciamo consapevole, per usare un eufemismo, dentro l'ospedale di Alzano Lombardo abbia causato in alcuni giorni un proliferare di contagi senza che nessuno se ne accorgesse. Bisogna anche dire che era tutto dichiarato in emergenza sanitaria già dal 1 febbraio di quest'anno per 6 mesi, così come in Gazzetta Ufficiale. Una delle interrogazioni che ho fatto, uno degli atti che sto facendo, è quello proprio di andare a chiedere che cosa è stato fatto e che indicazioni di protocollo sono state date ai nostri ospedali a partire da quel giorno, perché dal 1 febbraio al 21 febbraio, che è il giorno di il 23 febbraio, 23. giorno. Adesso ci va un po' via la voce. Sì. C'è un attimo di linea internet, il bello della diretta. Ma intanto Gianluca, mentre Nicolò riprende, credo che una delle cose su cui noi tutti si interrogano è se ci sia stato, oltre, come dire, che è un problema forse di struttura del sistema regionale, Rimanere anche una risposta politica inadeguata. forse Nicolò forse è rientrato. sta tornando la voce di Niccolò. Ecco perché, Sì. Mi prendendo il mio discorso, sentite? Perché io Niccolò, forse stai tornando. Sei un po' scuro, ora diciamo vi adesso. sento, sono un po' scuro, un po' troppo abbronzato, mi sembra. Però se Forse vuoi intanto parlare, non ti togli, vedi. preoccupare, noi stavamo. Andava tutto bene, vediamo se sono io o Non preoccuparti, altro. no, ma Vai pure, vai pure. Beh, Non intanto mi preoccuparti, comunque ti sentite? si sente benissimo.
Sì, benissimo, benissimo, non ti Io preoccupare. intanto parlo. Invece, per Sì. rispondere alla seconda domanda, in realtà più strategica, direi più complessiva di Roberto, io dico che la Lombardia è stata travolta da uno tsunami, questo va assolutamente detto. Cioè, se le altre regioni hanno dovuto fronteggiare un fiume in piena, noi abbiamo avuto uno tsunami. Questo va detto perché chi di noi, insomma, l'amministratore sa, una volta ci si trova in maggioranza, una volta ci si trova in opposizione, ma quando bisogna fronteggiare emergenze di questo tipo è difficile dirsi sempre pronti al 100%. Se vogliamo dare un'analisi il più possibile equilibrata, io dico che la Lombardia ha dato prova di avere un sistema ospedaliero molto forte. Io non trovo che la distinzione tra pubblico e privato accreditato in questa fase abbia creato delle difficoltà, perché mi pare che anche il privato accreditato, che in Lombardia ha un peso importante, abbia lavorato bene da subito al servizio dell'emergenza Covid. Sta però emergendo in modo drammatico tutta la mancanza, invece importante e significativa, che da anni critichiamo la Regione Lombardia, che è quella della domiciliarità, dell'assistenza di prossimità territoriale. I malati e le famiglie in casa si sentono completamente soli, completamente abbandonati. I medici di base sono pochi, sono stati mandati a un fronte con poche protezioni, e questa cosa li ha mandati in malattia. Voi tenete presente che solo a Bergamo abbiamo un centinaio di medici di base ammalati, e questa cosa quindi ha fatto emergere una di fatto solitudine delle famiglie del malato in casa, cioè tra il letto del malato in casa e il letto dell'ospedale ci dovrebbe essere tutto un sistema di filtro che purtroppo manca. Lo dicevamo sulla cura della cronicità, come critica che facevamo dentro la Commissione Sanità di cui faccio parte, e ora purtroppo sta emergendo non solo ovviamente per la cronicità, ma anche per la gestione proprio dell'assistenza, direi, socio-sanitaria. Troppo si è lasciato solo sulle spalle dei comuni per quanto riguarda il sociale, e l'aspetto socio-sanitario, che dovrebbe essere gestito dalle ATS, purtroppo, soprattutto Bergamo, veramente ha fatto emergere delle lacune, e su queste bisogna assolutamente iniziare a lavorare. Io credo che appena riusciremo a metterci un po' alle spalle questa emergenza e poter riprogettare, dovremo avere due obiettivi. Il primo è quello di tenere in piedi un sistema di backup, direi parallelo, cioè un sistema di attivazione in caso di emergenza di sistemi sanitari potenziati per poter gestire in breve tempo emergenze come questa, che temo si possano ripetere. E la seconda è quella di ribaltare l'approccio, cioè da un sistema iperospedalizzato bisogna costruire una filiera di assistenza che va dalla casa all'ospedale, e direi che ora non ci sono più scuse. Insomma, per anni ne abbiamo sentite di tutti i colori. Credo che dopo questi numeri e dopo questa emergenza non ci siano più alibi per cambiare radicalmente approccio. Ecco, infatti, su questo appunto, scusami, proprio una delle questioni di cui si dibatte molto, mi interesserebbe molto sapere la tua opinione, è anche il fatto che sembrerebbe che la Regione Lombardia non abbia attuato quel piano di emergenza che era stato in qualche modo scritto alcuni anni fa per il caso di diffusione di situazioni come quelle che stiamo fronteggiando, che quindi al di là di quella che possa essere stata, come dire, una strutturazione più o meno adeguata dell'organizzazione del sistema sanitario sul livello regionale, poi ci sia stata anche una risposta politica inadeguata. Tu hai fatto una riflessione su questo punto, hai avuto modo di ragionare? Scusami Nicolò, abbiamo anche Vai. una domanda su questo tema un po' più forte, non la voglio mettere Aggiungila pure. come la domanda che abbiamo messo in pop-up. Adesso qui ci chiedono se non sarebbe il caso di far commissariare la Regione Lombardia. Te la metto in maniera un po' più leggera, come ha fatto Roberto. È vero che questo forse non è ancora del tutto il tempo delle responsabilità, però c'è qualcosa che forse è sfuggito, ma parliamo più di futuro, sta sfuggendo, di presente e di futuro, sta sfuggendo di mano qualche informazione che arriva in maniera un po' troppo caotica in questo momento, da noi dobbiamo
trovare nelle istituzioni una voce autorevole, mi pare. Cosa ne pensi? Ecco, sono connesse le due domande, Sì, forse. decisamente. Allora, dalle rilevazioni che abbiamo fatto e diciamo, l'evidenza che abbiamo ottenuto, quella che la Regione Lombardia non aveva un piano di gestione delle emergenze pandemiche aggiornato, l'ultimo cita ancora le ASL, che quindi erano le vecchie aziende, diciamo, di anteriforma sanitaria ed era di circa 10 anni fa. Peraltro sembrerebbe da alcuni documenti che tra l'altro stanno emergendo proprio in queste ore che già la Regione avesse certificato che la responsabilità dell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale come le mascherine fosse proprio competenza regionale tramite le ASL. Questo andrebbe anche un po' a rispondere a quella querelle molto forte che c'è stata con il governo e con la protezione civile. Io non so se bisogna invocare il commissariamento, è una scelta forte nel nostro paese, alcune Certo, gestioni tipo quella calabrese per forti motivi mafiosi è stata commissariata. Sicuramente se non è un commissariamento è però un punto di svolta, quello che bisognerà per forza andare a mettere in campo. Ho trovato aberranti, lo dico non da politico, ma da cittadino bergamasco che è chiuso in casa da mese e che ha attorno a sé molto dolore e molto lutti. Ho trovato aberranti le parole ieri che sono state dette da esponenti di Regione Lombardia che fino adesso le hanno azzeccate tutte. Ecco, io inviterei, non dico a lavaggi di coscienza in pubblico, però quantomeno inviterei a un atteggiamento maggiormente rispettoso del dolore che stiamo vivendo, perché se in Lombardia abbiamo un numero di morti che è quello che abbiamo, dire che niente è stato sbagliato è evidente che sia un'affermazione che non corrisponde al vero. Io non sono un giustizialista, non mi piace agitare il cappio e non lo farò mai, perché credo che a certi valori non bisogna neanche nelle emergenze venire meno. Sicuramente chiederò però conto nelle opportune sede delle responsabilità sia politiche sia da parte di chi gestisce la sanità lombarda. Consentitemi un accenno velatamente polemico, io non lo sono e cerco di non esserlo, però quando ci vuole ci vuole. Speriamo che almeno passi la lezione, che le nomine in sanità non si debbano più fare per la tessera di partito che hai in tasca, ma per il curriculum che hai. Lo diciamo da troppo tempo, se si scorrono i curriculum, i CV dei direttori generali, delle strutture ospedaliere, delle SST e delle ATS della nostra regione, purtroppo vediamo gente a cui io personalmente non farei gestire niente di più che un condominio, ecco, con tutto il rispetto per gli amministratori di condominio. Quindi cerchiamo di rimettere al centro della politica anche le competenze, perché questa emergenza sta facendo emergere come, e su questo avrei da ridire anche qualcosa a livello romano governativo, francamente, che deve tornare davvero il tempo della politica competente, perché poi quando si tratta di gestire emergenze come questa, dove hai a che fare davvero con la vita delle persone, e nel vero senso della parola, io mi sento più tranquillo se so che ai posti di comando c'è qualcuno che è preparato. Gli improvvisati o i raccomandati, anche basta, grazie. Diciamo che uno non vale uno, dai. No, Va direi proprio di no. bene, noi rimettiamo, ecco esatto, siamo prontissimi alla nostra regia, rimettiamo l'indirizzo mail di Niccolò. Niccolò, noi abbiamo sforato i nostri 15 minuti, ma saremmo stati con te forse anche molto di più, quindi se Anch'io, ma anche voi non mi Roberto... vedete più, ragazzi, mi sono Non ti vediamo solo più sostituito. e magari Niente, c'è, non so, vabbè. semplicemente c'è stato uno stop cam, però ti abbiamo sentito molto bene Sto bene e se però, anche sto Roberto... bene, No, va bene infatti... che qui siamo messi male, ma sto bene. Grazie tra l'altro anche per la lucidità con cui ci hai raccontato queste cose. Credo che Roberto sarà più che d'accordo se ti propongo, magari se avrai voglia di ritornare più avanti ad aggiornarci nuovamente. Intanto Certo. trovate la mail di Niccolò, quindi qualsiasi domanda al consigliere regionale Niccolò Carretta, lui fa il suo lavoro di tenere aggiornata la comunità e non solo ovviamente, ma attraverso la mail può fare anche questo. Quindi grazie Allora, Niccolò e grazie. direi che abbiamo sentito oggi la voce di un consigliere regionale giovane ma straordinariamente in gamba. Dico, abbiamo sentito la voce perché il Grazie. volto purtroppo l'abbiamo un po' perso, ma la Abbiamo perso il prossima volto, volta però. speriamo che anche il volto.
Troppo buoni, io se mi vorrete rinvitare torno sperando di non scomparire a un certo punto e di poterla Va fare bene. anche con il mio volto, insomma, fino alla fine. Vi ringrazio, vi mando un abbraccio a tutti Buon quelli che ci lavoro, stanno. Nicolò. Ciao, Grazie a te, grazie a tutti. ciao a tutti. Ciao, Ciao a ciao, ciao. tutti.